disegno del mondo di Leonardo, cosa incontreranno i visitatori di questa mostra che si annuncia davvero universale? Credo che incontreranno una mostra insolita, nel senso che è una mostra che non segue un percorso cronologico, ma si svolge attraverso confronti fra temi diversi. Abbiamo isolato e voluto focalizzare dei temi che ci sono sembrati quelli caratteristici proprio del mondo di Leonardo e della mente di Leonardo, e quindi abbiamo lavorato su questi, suggerendo confronti e rapporti anche trasversali con opere di altri artisti. Esposizioni come queste sono rese possibili da sforzi pubblici, ma anche da sostegni di tipo privato. Non può non essere così, perché le mostre ormai, soprattutto a un certo livello con artisti di questo tipo, sono mostre estremamente costose. Sono costose sotto il profilo proprio dell'organizzazione, ma per le assicurazioni, i trasporti, le condizioni di sicurezza nelle quali per fortuna oggi le opere d'arte vengono trasportate, che però comportano anche una professionalità e un investimento in aspetti tecnologici molto notevole. E quindi l'istituzione da sola non potrebbe affrontare tutto questo, ma ha bisogno della generosità dei privati, come del resto noi abbiamo avuto in questa occasione attraverso le sponsorizzazioni di Bank of America e della SNAM. Quali sono le principali ragioni che hanno spinto SNAM a sostenere questa attesissima mostra? Credo che si ritrovi in un filo rosso, anzi blu, dato che blu è il colore al quale l'immaginario collettivo ricollega il benessere portato dal metano nella nostra civiltà. Questo filo ha due capi: uno è il rapporto col territorio, e nel cuore della pianura padana e anche nel territorio milanese, che da più di 70 anni fa SNAM ha iniziato a basare le sue infrastrutture. Dal secondo capo di questo filo blu possiamo trovare il rapporto col progresso, con la conoscenza e la spinta verso il futuro, sia di Leonardo e, con le debite proporzioni, anche di SNAM. Parlato del rapporto di SNAM con il territorio, dell'importanza della diffusione della cultura e principalmente il tema dell'ingegno, che fa parte dell'agire quotidiano di SNAM. Ogni giorno ciascuno dei 6.000 dipendenti del gruppo SNAM opera anche per sviluppare nuova conoscenza in un rapporto col territorio di perfetto dialogo e di piena sostenibilità, dove sostenibilità non è solo l'aspetto ambientale, importante, ma non l'unico, non deve essere l'unico, ma anche quello culturale, economico e sociale.